Il mio nome ormai mi ha un po' stancato, anche se più che stancato è un... sai che forse ormai crescendo un po' comincio a capire che Axe Vendetta 26 o AX Vendetta 26 come volete, è un po'... per me ovviamente è super iconico ormai perché è sempre stato veramente il mio nickname ovunque, però dipende molto dal contesto, però io lo vedo in modo molto bambinesco. Io so che l'ho creato quando ero piccolo, più di, boh, 7 anni fa sicuro. Quindi ho un po' una crisi, possiamo dire in questo modo, per il mio nome su YouTube. Quindi cosa ho fatto? Ho già chiesto a molte persone consigli e cose del genere. Niente mi ha preso davvero così tanto, a parte alcune cose che, vabbè, vi leggerò comunque, sempre in questo grandissimo libretto. Ci devo mettere qualcosa perché è un salvavita qui. Allora, ho provato molte volte a... Oddio, ho provato a dividerle in sillabe. O comunque, credo, non lo so se l'ho fatto giusto. Axe, ven, det, ta. Il 26 è una cosa che in realtà mi piacerebbe togliere, perché allunga il nome e basta, secondo me. Il 26 non dice niente. Allora, ci sono molti tentativi che ho fatto. Intanto partiamo dalla cosa più basic, che è quella di togliere prende tutto il nome lasciando solamente le due lettere AX, che è un nomignolo molto veloce che ci sta, però credo che sia, cioè, troppo poco, cioè due lettere sono troppo poche, no? AX, non lo so, e comunque non so se ricordo bene, però se non sbaglio c'era già qualcuno col nome AX un po' famoso. Conservando la AX, o la X in generale, perché c'è il logo che ho sul canale che in realtà mi piace abbastanza. Come possibili nomi che mi sono in realtà piaciuti, neanche leggerli tutti, perché non hanno senso, perché ci sono alcune cose che non mi piacciono nemmeno, tipo Axe Bunny. Che cosa vuol dire Axe Bunny? Non mi ricordo perché neanche. Le cose che mi sono piaciute di più sono Axless, che è un bel nomino, non significa niente, less di meno, no, non significa di meno, però boh, è carino, non, suona bene più che altro. Allora, qua c'è un mega fungo. Poi un altro, che in realtà non c'entra niente con la X, è Sasso. Però è brutto Sasso, non significa niente, è troppo generico come nome. Poi c'è, cioè, praticamente il mio nome su TikTok, Alessas. C'è carino Alessas, di quello che ricordo non, ho cercato, non c'è un nome del genere, è molto identificativo. Però manca sempre qualcosa, comunque forse c'è la mancanza della X che mi dice no, pensaci un altro po', perché il logo ce l'hai, è carino, ce l'ho pure, guarda. Non per essere megalomane, è un regalo che mi ha fatto Ed, però vedi qui, questa è la mia cover, c'è il Giga Chad più il mio logo. È carina come cosa, quindi non voglio, cioè comunque non vorrei più che altro. Questi qua sono i principali, più o meno, anche se Sasso in realtà no, non è il principale. Togliamo Sasso. Togliamo Sasso. Allora, c'è un altro, tra virgolette, principale, cioè comunque mi piace più degli altri, che è Axta. C'è qualcosa che non mi convince, cioè quello penso che mi piace di più è Axless. Ma ripeto, non lo so, forse ho paura troppo del cambiamento, non lo so. Comunque tra i molti secondari che, vabbè, metterò tanto per allungare un po' il brodo, sono Daxro, Rodax, Axdor, Radox, Axbani, non so perché, Andrax, Saxo, Sunless, perché il mio nome è Alessandro, quindi Sunless, Sun, vabbè, Axle, ma bruttissimo, Lessax, Alessax, Axas, Axless, bruttissimi, comunque non mi piacciono proprio. Se avete consigli o un modo che non sia intelligenza artificiale o nomi elfici, perché non mi piacciono quelli che escono, io sono propenso ad ascoltare tutto quanto. Non voglio chiamarmi col mio nome, voglio un nickname, però non riesco a trovarne uno, perché mantenere la X è brutta in realtà, a me non piace come lettera per un nickname, è pieno di X, però il logo mi piace abbastanza, quindi non so come gestire la situazione. Vabbè, questo è un invito, quindi a chi sta ascoltando, ovviamente chi già mi ha aiutato lasci stare, ovviamente. Non lo so, non lo so, possibilmente non mi piace a nessuno, non mi piace, vabbè, già non mi convincono questi qua, ma ripeto, forse è solamente paura del cambiamento, perché ho questo nickname da tantissimi anni, quindi è un po' difficile cambiare, non ci sono abituato.
anche se comunque nessuno mi chiama Axe o Axe Brunetta 26, nel senso, quindi non è che sia, però sulla carta c'è sempre un po' di nostalgia. Quindi grazie per la visione, grazie per l'ascolto e tutti i consigli se ci saranno, quindi una buonanotte, pam!